Come passa il tempo, siamo già al 30 agosto amici, almanacco oroscopo è Santa Faustina, auguri a tutte coloro che si chiamano Fausta o Faustina appunto, compleanni Ilaria D'Amico, bella e brava giornalista conduttrice TV, nata il 30 agosto del 73. Il 30 agosto del 72 nasce anche Cameron Diaz, l'attrice statunitense. E adesso il proverbio, presto e bene, attenzione, non vanno insieme. Ariete, Marte vi garantisce una situazione favorevole, ve la caverete in modo brillante riuscendo a trovare la giusta energia. Cercate di trovare soluzioni pratiche vincenti. Il Sole vi regala comunicativa e armonia nei contatti con l'ambiente che vi circonda. In amore siate più realisti e concreti. Toro, dialogo amoroso vivace, appagante. Venere vi fa essere armoniosi e magnetici. Fioriscono interessi da condividere con il partner. Novità promettenti per chi cerca gioie negli affetti. Ottima la forma intellettuale. Nel lavoro usate il vostro senso pratico per evitare una trappola. Gemelli, il Sole vi dà una positiva sferzata, rendendovi più attivi e propositivi. Stimoli al cambiamento sono da assecondare. Decidetevi a sciogliere quei legami col passato che non hanno più ragione di esistere. Ventata di novità anche in amore. Cancro, dinamismo e intraprendenza nel lavoro e nei contatti interpersonali. Una serena autocritica asseconda la voglia di cambiare, lasciandovi alle spalle le situazioni di ristagno. In campo affettivo, cercate atteggiamenti giusti per recuperare un equilibrio stabile. Leone, qualche complicazione nel lavoro non deve scoraggiarvi. Non rinunciate a una battaglia, si preannuncia vincente. Cercate quindi di essere più ottimisti. Spirito di indipendenza e bisogno di allargare il campo delle attività. In amore dovete essere più intraprendenti se volete fare conquiste. Vergine, il vostro tatto vi aiuta ad intraprendere una collaborazione che promette bene. Cercate di organizzarvi nel lavoro per evitare dispersioni e ritardi. Buona intesa col partner se saprete armarvi di pazienza e dolcezza. Bilancia, buona forma fisica e grosso potenziale di energie da mettere in gioco. Via libera all'anticonformismo nei rapporti sentimentali. Non prendetevela per un torto subito che non avrà serie conseguenze. Buone intuizioni, fidatevi. Scorpione, dinamismo e intensità nell'azione. Favoriti gli scambi rapidi, i contratti, le associazioni, i progetti comuni. Nel lavoro riuscirete sicuramente a spuntarla su una questione di principio. In campo affettivo cercherete un punto di equilibrio tra ideale e reale. Sagittario, favoriti i contatti umani, ma anche i viaggi. Progetti nuovi da vagliare alzando lo sguardo su orizzonti più vasti. Non lasciatevi limitare dalle abitudini della routine. In amore, vivete alla giornata, non razionalizzate troppo. Buone chance per le finanze. Capricorno, preventivate qualche ritardo nell'esecuzione di un piano di lavoro. L'importante è comunque non arrendersi. Buone ispirazioni per fare una mossa vincente. Straordinarie risorse personali vi permetteranno di fare a meno di appoggi esterni. Forte corrente magnetica questa sera in amore. Acquario, il campo dell'insolito e dell'occulto suscita la vostra curiosità. Gli astri vi incoraggiano ad approfondire. Qualche complicazione ci sarà nella vita affettiva, non sottovalutate le esigenze del partner. Pesci, un valido rapporto d'amicizia va difeso. Spianate subito un contrasto sul nascere e date dimostrazione di disponibilità. In amore, Venere vi aiuta a scavare in profondità. Avrete un quadro veritiero della situazione. Facilità di parola, sarete convincenti con tutti.